La pistola trovata nel covo di Messina Denaro aveva la stessa matricola di quella di un carabiniere che gli dava la caccia. Il fallimento di Torre Macauda sciacca, 6 misure cautelari, la finanza sequestra 30 milioni. Marsala, 7 condanne al processo per mafia e Speria, la pena più severa a Stefano Putaggio, ex attivista del Movimento 5 Stelle. Vito tessitore di pace è il tema del festino di San Vito. C'è da morir di sete è il titolo del blog di Salvatore Giacalone. Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Tele 8. Entriamo subito nel vivo del nostro telegiornale. Covo di Matteo Messina Denaro a Mazara, la pistola ritrovata ha la stessa matricola di quella di un carabiniere della DIA. Intanto il GIP convalida il fermo di Giuseppe Di Giorgi. Ascoltiamo. La matricola dell'arma ritrovata nell'abitazione di Giuseppe Di Giorgi a Mazara del Vallo è la stessa di quella detenuta da un carabiniere in servizio alla DIA di Trapani che ha dato la caccia al latitante. Si tratta di un particolare decisamente inquietante, quello che emerge dalle indagini sul box di via Castelvetrano, dove c'era anche un letto e un cucinotto e che sarebbe stato utilizzato da Matteo Messina Denaro nei mesi precedenti alla sua cattura. La pistola con 50 munizioni perfettamente funzionante era nascosta in un armadio tra dei vestiti, secondo gli inquirenti, è stata ripulita e regolarizzata. Il mistero è capire chi e perché ha scelto proprio quel numero di matricola. Sembra che per la falsificazione sia altamente probabile che sia stata usata l'arma originale. La serie di numeri potrebbe essere stata acquisita attraverso i registri nazionali. Il ROS dei Carabinieri e lo SCO della Polizia, coordinati dal procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia, dall'aggiunto Paolo Guido e dai sostituti Bruno Brucoli e Pierangelo Padova, stanno passando al setaccio tutto il materiale ritrovato all'interno del garage. Nel box di via Castelvetrano, infatti, gli inquirenti avrebbero trovato documenti ritenuti interessanti, soldi, sembra una cifra notevole, e del materiale biologico, tutto materiale utile al prosieguo delle indagini per scoprire la rete dei complici che ha aiutato la latitanza di Matteo Messina Denaro. Nei giorni scorsi il GIP ha convalidato il fermo di Giuseppe Di Giorgi, 49 anni, che resta quindi in carcere. Un volo di oltre 30 metri dalla tromba delle scale di un palazzo situato in via Garibaldi a Castelvetrano. A perdere la vita è RG di 46 anni, originaria di Castelvetrano, persona generosa e molto attiva anni fa nella parrocchia dell'Abbadia. Viveva ad anni a Venezia e non è chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o se sia accaduto un evento accidentale che ha causato la caduta della donna. L'avete sentito anche nei titoli, operazione dei finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo e della compagnia di Sciacca. 6 indagati per bancarotta e sequestro beni per 30 milioni. La misura cautelare interdittiva che dispone il divieto di esercitare attività imprenditoriali e professionali, ovvero di ricoprire uffici direttivi di persone giuridiche o imprese, è stata notificata da finanzieri del nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo e della compagnia di Sciacca a 6 indagati. I reati ipotizzati a vario titolo sono associazione per delinquere, bancarotta fraudolenta, riciclaggio, autoriciclaggio, corruzione, tentata truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Con lo stesso provvedimento il GIP ha disposto il sequestro di beni per complessivi 30 milioni circa di euro tra disponibilità finanziarie e 3 società del settore immobiliare, 2 delle quali proprietarie della struttura turistico-alberghiera Torre Macauda di Sciacca in provincia di Agrigento. Le indagini della Guardia di Finanza avrebbero accertato operazioni finanziarie finalizzate alla distrazione di ingenti disponibilità delle società che nel tempo avevano detenuto la proprietà del complesso alberghiero, sino a causarne il dissesto e il successivo fallimento.
Secondo l'accusa, con un articolato schema di riciclaggio che sarebbe stato concordato tra gli imprenditori indagati e dirigenti e consulenti di un istituto di credito nazionale, gli indagati avrebbero riacquisito la stessa struttura ricettiva che nel frattempo era stata messa in vendita mediante asta esecutiva. In una prima fase sarebbe stato acquisito un credito per circa 28 milioni di euro vantato dalla banca nei confronti del gruppo imprenditoriale proprietario del complesso turistico a fronte del pagamento di soli 4 milioni di euro utilizzando fondi sottratti alle società fallite. In una seconda fase la struttura ricettiva sarebbe stata riacquistata in sede di asta esecutiva a fronte di un'offerta di circa 8 milioni di euro che il soggetto giuridico aggiudicatario, sempre riconducibile allo stesso gruppo imprenditoriale, non avrebbe interamente pagato alla banca. In quest'ultimo caso, ritiene la Procura, sarebbe stato determinante il ruolo di importanti dirigenti bancari che avrebbero falsamente attestato l'avvenuto pagamento nella dichiarazione di quietanza necessaria all'emissione da parte del giudice dell'esecuzione del decreto di trasferimento del complesso turistico. Nell'ambito della strategia operativa Estate Tranquilla 2024 in corso su tutto il territorio nazionale, i carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità, ovvero INAS di Palermo, con il supporto dei militari della stazione carabinieri di Custonaci, hanno eseguito una serie di controlli ad attività commerciali sul litorale di Custonaci e della località Cornino. A conclusione dell'ispezione igienico-sanitaria sono state riscontrate presunte irregolarità in una struttura ricettiva dove sono stati sequestrati circa 65 kg di prodotti carnei e conservati in difformità alle norme di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP. Per tale violazione è stata comminata una sanzione al legale responsabile di 2.000 euro. Il Tribunale di Marsala emette 7 condanne al processo per mafia e Speria, la pena più severa a Stefano Putaggio, ex attivista del Movimento 5 Stelle. Condanne a pene tra un anno e mezzo e 7 anni di carcere sono state inflitte dal Tribunale di Marsala ai 7 imputati del processo con rito ordinario scaturito dall'operazione antimafia dei carabinieri Esperia che il 6 settembre 2022 vide finire in carcere o ai domiciliari presunti affiliati e fiancheggiatori di Cosa Nostra a Marsala, Mazara del Vallo, Campobello di Mazara, Castelvetrano, Paceco e Partinico. Le accuse a vario titolo contestate agli indagati sono associazione mafiosa, estorsione, turbata libertà degli incanti, reati in materia di stupefacenti, porto abusivo di armi, gioco d'azzardo e altro, tutti aggravati dal metodo e dalle modalità mafiose. La pena più severa, 7 anni di carcere, è stata per Stefano Putaggio, 51 anni, di Marsala, agente immobiliare, ex attivista del Movimento 5 Stelle, accusato di estorsione con l'aggravante del metodo mafioso a un imprenditore che si era aggiudicato per circa 400.000 euro un immobile ad un'asta giudiziaria. A 6 anni invece è stato condannato Vito De Vita di 46 anni accusato della cessione di una partita di droga per 1.300 euro. A 5 anni ciascuno Riccardo Di Girolamo di 45 anni e Filippo Aiello di 77. A 3 anni e mezzo Lorenzo Catarinicchia di 43, tutti di Marsala. E a 1 anno e 3 mesi ciascuno Nicolò e Bartolomeo Macaddino di 63 e 59 anni, imprenditori del settore ittico di Mazara del Vallo. Per Aiello l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa è stata derubricata in favoreggiamento, mentre per Di Girolamo e Catarinicchia il tribunale ha escluso l'aggravante del metodo mafioso. Per i due Macaddino l'accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso è stata derubricata in esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Altri 27 imputati avevano scelto il rito abbreviato e lo scorso 14 dicembre sono stati condannati dal GUP di Palermo Ermelinda Marfia a quasi 230 anni di carcere e circa 140.000 euro di multe.
La pena più severa è stata inflitta a Francesco Luppino, 68 anni, di Campobello di Mazara, ritenuto uno dei fedelissimi di Matteo Messina Denaro, e a Francesco Giuseppe Raia, di 56 anni, di Marsala. Un uomo colto da malore su nave da crociera Costa Smeralda, trasportato d'urgenza nella notte con elicottero dell'82esimo centro SAR di Trapani. Durante la notte un elicottero dell'82esimo centro SAR di Trapani è decollato per soccorrere un uomo colto da malore a bordo della nave da crociera Costa Smeralda, a 240 km dalle coste siciliane in pieno Mar Tirreno meridionale. L'elicottero è decollato a l'una di notte. Dopo 40 minuti di navigazione ha raggiunto la nave e iniziato le operazioni di soccorso. L'equipaggio ha calato l'aerosoccorritore, la barella, sul ponte della nave, soccorrendo il paziente in collaborazione con il medico di bordo. Una volta messo in sicurezza sulla barella, il paziente e l'aerosoccorritore sono stati recuperati dall'operatore di bordo all'interno dell'elicottero. Con un verricello successivo, l'aerosoccorritore ha recuperato dalla nave il medico e la figlia del paziente, completando tutte le operazioni in sicurezza in un totale di circa 40 minuti. L'equipaggio ha lasciato la zona di intervento alle ore 2:20 e si è diretto all'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani, dove ha affidato il paziente alle cure del servizio medico, completando le operazioni in 2 ore di volo. L'elicottero è successivamente rientrato presso la base aerea di Trapani, riprendendo la regolare prontezza SAR nazionale. E come ogni mercoledì, anche oggi torna l'appuntamento con il blog di Salvatore Giacalone, che oggi si intitola C'è da morir di sete. C'è da morir di sete, specialmente in Sicilia. Invasi semivuoti e precipitazioni scarse, ma intanto nelle condotte dell'isola si continua a disperdere oltre il 50% dell'acqua immessa. Il riutilizzo dei reflui per l'agricoltura è quasi un miraggio nel mezzogiorno. Rete idrica fatiscente, invasi insufficienti e inadeguati, irrigazione a scartimento ridotto. E questa è la drammatica situazione che rappresenta lo stato dell'arte riguardante la gestione delle risorse idriche nel loro insieme. Nella Sicilia, in cui è stato dichiarato lo stato di calamità eccezionale per la siccità. Una calamità che però, a guardare bene i numeri, è innanzitutto infrastrutturale. Le perdite idriche regionali, secondo l'Istat, in Sicilia raggiungono il 52,5%, e che le misure di razionamento dell'erogazione dell'acqua hanno coinvolto il 16% dei residenti delle città capoluogo. In sostanza l'acqua c'è, ma le infrastrutture non ci sono. La maglia nera dell'isola spetta a Ragusa, in cui la dispersione è pari al 63%, seguita da Siracusa, 60%. Non virtuose le reti idriche delle due principali città dell'isola, cioè a dire Palermo e Catania. Un po' meglio la provincia di Trapani. Una condizione che sta danneggiando agricoltori e allevatori, già gravati dalle conseguenze dei fenomeni atmosferici anomali che hanno colpito l'isola per tutto il 2023. È il momento di intervenire, senza se e senza ma. Una fotografia devastante. E a Mazara come stiamo? Male, anzi malissimo. C'è una rete idrica sempre più vetusta che richiede sempre interventi d'urgenza e tampone. Nel frattempo migliaia di cittadini si trovano senza acqua diversi giorni della settimana, è costretta a chiamare autobotte sia comunali che poi quelle private, cioè a dire quelle a pagamento, oltre il danno quindi anche la beffa. Spesso in questi anni si sono registrati dei guasti ripetuti in vari punti della rete idrica cittadina, per non parlare appunto delle numerose perdite d'acqua. Interventi ripetuti ma senza soluzione definitiva. La causa del problema va ricercata nella mancata manutenzione ordinaria in questi ultimi decenni della rete idrica cittadina, che risulta ancora fatiscente,
e dove si registrano diverse perdite. Pensiamo a quanta acqua quindi sprecata. Bisogna subito correre ai ripari. Lo chiediamo alla neo eletta amministrazione comunale. Ma c'è un caso ben descritto dal commediografo siciliano Beniamino Ioppolo, in cui dice che è l'acqua che si diverte a far morire di sete. E questa sera alle ore 21 presso il Civic Center di Mazara del Vallo in corso Vittorio Veneto, nell'ambito della rassegna Scrittori, Attori, eccetera, terza edizione, incontro con Claudia Lanteri, autrice del libro L'Isola e il Tempo di Einaudi Editore. Edizioni, scusate. Interverranno Paolo Agaluffo e Gianfranco Casale. Siamo a Mazara, nuova organizzazione estiva del servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti. In caso di mancata o parziale raccolta in alcune zone il lunedì e il mercoledì, la raccolta sarà recuperata il giorno successivo nelle sole zone interessate. Ma ascoltiamo i dettagli. A Mazara del Vallo, qualora nelle giornate estive del lunedì e mercoledì gli operatori ambientali non riuscissero in alcune zone cittadine a completare la raccolta differenziata porta a porta prevista da calendario, si invitano gli utenti a non ritirare i mastelli e a lasciarli esposti per la giornata successiva. Sarà cura degli operatori completare anche nelle giornate immediatamente successive del martedì e giovedì la raccolta non effettuata nel giorno precedente. Questo è l'invito rivolto agli utenti domestici dall'Ufficio Comunale Ambiente, che alla luce del notevole incremento della produzione di rifiuti che si registra nel periodo estivo, conseguente al temporaneo aumento demografico derivante dalla presenza di turisti e visitatori in città, ha organizzato anche un servizio di recupera raccolta della parziale mancata raccolta che potrebbe verificarsi in alcune zone il lunedì e il mercoledì. Pertanto il martedì, oltre alla normale raccolta porta a porta in tutto il territorio di carta e cartone, verrà effettuato anche un servizio di recupero raccolta di umido e organico, ma solo nelle zone che registreranno una parziale o assenza di raccolta nel giorno precedente. Il giovedì, giorno dedicato alla sola raccolta dei pannoloni in tutto il territorio, si svolgerà anche un servizio di recupero di organico e vetro, anche in questo caso nelle sole zone non servite o servite parzialmente il giorno prima. Resta invariato il calendario di raccolta porta a porta. La scelta del servizio di recupero è stata mirata alle sole giornate in cui è prevista la doppia raccolta. Si confida nella collaborazione di tutti per la salvaguardia dell'ambiente. Il secondo appuntamento di Terrazza d'Autore, la rassegna letteraria giunta quest'anno alla sua 19ª edizione, è dedicato a una storia di attualità, quella della latitanza e cattura di Matteo Messina Denaro, e lo fa a partire dal libro Una vita tranquilla di Giacomo Di Girolamo e Nello Trocchia. L'appuntamento è per il 25 luglio alle 19 al Teatro Comunale Onorevole Nino Croce di Valderice. Converserà con l'autore Ornella Fulco, l'ingresso è libero. Il borgo siciliano di Erice si prepara ad accogliere una nuova edizione di Cortili Narranti, la rassegna culturale che da anni arricchisce il calendario di Erice Estate. Organizzata dall'associazione Vivere Erice, questa manifestazione trasforma i pittoreschi cortili in pietra, gli spazi pubblici del borgo in palcoscenici per una serie di eventi culturali che vanno dalla letteratura alla musica, dal teatro alla filosofia. La rassegna si svolgerà tra luglio e agosto, offrendo 8 appuntamenti di grande interesse. Ascoltiamo l'intervista a Marisa Danna. Quest'anno ripartiamo con il nostro progetto Cortili Narranti come associazione Vivere Erice, che ogni anno proponiamo dal mese di luglio fino ai primi del mese di settembre,
che ha come appuntamento clou sempre il nostro premio letterario Città di Erice, che quest'anno si arricchirà del primo premio giovani, premio letterario giovani, che organizzeremo e che in concomitanza col premio letterario che si terrà l'ultima domenica del mese di agosto. Ma prima di questo abbiamo organizzato come sempre una serie di appuntamenti. Partiremo, che prendono in considerazione come sempre i cortili ericini, ma non soltanto, ma anche gli spazi più suggestivi e che hanno un'atmosfera particolare, che rendono il borgo sempre particolare, dove noi cerchiamo di portare le parole, cerchiamo di portare la musica, portiamo anche degli eventi di diverso tipo. E partiremo proprio il 27 di luglio con il convegno, il secondo convegno e di studi che quest'anno abbiamo titolato e che riguarderà il Mediterraneo romano. Sarà un convegno di studi sul Mediterraneo romano che ospiteremo dei relatori, dei professori universitari dell'Università di Palermo. Il convegno sarà coordinato dal professore classicista Massimo Bruno e terremo una giornata intera che si terrà appunto al Teatro Gebel Ahmed. E da lì poi partiremo con tutta una serie di attività, sono 8 appuntamenti che per lo più si terranno il venerdì di ogni settimana, ma che poi si concluderanno il primo di settembre con una presentazione di un libro di Luigi Gianni Trapani su Shakespeare. Anche quest'anno, così come gli altri, abbiamo creato una rassegna diversificata. Non ci siamo concentrati soltanto sulla presentazione di libri, ma abbiamo voluto dare un'offerta culturale che sia il più ampia possibile. E in particolare, fra tutte le attività che proporremo, avremo il 2 di agosto il Borgo in Musica, e sarà una giornata dedicata alla musica, appunto, con 3 concerti che partiranno la mattina al Teatro Gebel Ahmed, perché la nostra rassegna è organizzata in collaborazione con l'amministrazione comunale di Erice che ci patrocina. Partiremo appunto con concerto pianistico la mattina del 2 agosto e proseguiremo con un concerto pop rock al pomeriggio ai Giardini del Balio e chiuderemo la sera sempre al teatro con un concerto dedicato ad Astor Piazzolla. Quindi anche quest'anno cerchiamo di diversificare la nostra offerta culturale e come sempre ci concentriamo sulla 6ª edizione del premio letterario Città di Erice, che quest'anno è stato vinto dalla scrittrice catanese Silvana Laspina. Don Pietro Caradonna, originario di Salemi e attuale parroco nella parrocchia Madonna della Sapienza di Contrada Sappusi a Marsala, è il nuovo cappellano dell'ospedale Paolo Borsellino di Marsala. Lo ha nominato per 3 anni il vescovo Monsignor Angelo Giordanella. Don Caradonna prende il posto di Don Salvatore Pavia, trasferitosi presso l'ordinario militare per l'Italia. Il festino di San Vito a Mazara del Vallo quest'anno sarà dedicato al tema Vito tessitore di pace, il servizio tratto da un articolo di Salvatore Giacalone. Il festino di San Vito di Mazara del Vallo quest'anno dal 21 al 25 agosto sarà dedicato al tema Vito tessitore di pace, promosso dall'amministrazione comunale e dall'associazione ecclesiale interparrocchiale Santi Patroni. Componente centrale del festino sarà quella riguardante le manifestazioni religiose curate dal vicario Don Giuseppe Alcamo. Al di là di questo, cerimoniale identificativo, come sempre particolarmente atteso dai cittadini mazzaresi, sarà secondo tradizione plurisecolare il corteo a quadri viventi di giorno 22, che sarà integrato quest'anno da un corteo storico di alto significato culturale legato alla diffusione del culto di San Vito in Europa. Per questa ragione vi prenderanno parte personaggi raffiguranti re e imperatori che hanno governato l'area centrale del nostro continente nel corso del Medioevo e che con l'apporto fondamentale dei monaci benedettini di alcune fra le più importanti abbazie hanno portato a conoscenza di masse devote nell'area franca, germanica e dell'est europeo le virtù taumaturgiche e miracolose delle reliquie del santo patrono mazzarese.
L'azione itinerante sarà integrata da alcune spettacolari sequenze come quella della lotta fra il bene e il male, impersonate dal demonio e dall'arcangelo Michele. L'insieme sarà animato dai cavalieri di San Vito a cavallo, dai tamburi di Aspra e soprattutto dai marinai di Mazara, incaricati alla manovra del carro trionfale recante la preziosa statua argentea di San Vito. Nel corso della manifestazione interverranno il vescovo Monsignor Angelo Giurdanella, il sindaco di Mazara del Vallo, il dottore Salvatore Quinci, l'abate del monastero benedettino di San Martino delle Scale e l'assessore alla cultura, la dottoressa Germana Abbagnato. Il festino si articolerà in più giornate, compresa quella della fiaccolata delle 3 del mattino del 21 e dell'imbarco tradizionale del Santo Protettore domenica 25. Sabato 24 uno spettacolare corteo della pace vedrà la partecipazione dei rappresentanti degli antichi quartieri della città, tamburi e il grande telo della pace. A mezzanotte del 25 tradizionale sparo dei fuochi d'artificio. Da oltre 10 anni la direzione artistica è stata affidata ancora una volta al professore Giovanni Sgro, docente di storia del teatro e dello spettacolo presso l'Università di Palermo, regista di teatro urbano e direttore artistico di eventi di teatro en plein air. Lega di estate 2024, l'Arianna Art Ensemble e il sassofonista Gianni Gebbia conquistano il pubblico di Favignana in musica con un mix di suoni sorprendente. Ascoltiamo. Sono Gianni Gebbia, sono qui in veste di ospite jazzista, un programma che si chiama Monteverdi Blues, assieme ai qui presenti partecipanti, alcuni dei partecipanti dell'Arianna Art Ensemble, una storica formazione di musica antica dedicata alla musica appunto classica antica, come si dice in termini tecnici. Lavoreremo su Monteverdi, che è uno dei più grandi autori che l'Italia ha dato alla storia della musica. Siamo molto contenti di collaborare con l'associazione Egusa e la nuova banda musicale Bellini. Passiamo allo sport. L'ASD Futsal Mazara 2020 rende noto di essersi assicurata le prestazioni sportive per la stagione 2024-2025 del giocatore Kevin Rivella. Originario di Asti, classe 2001, Rivella è un laterale reduce da una stagione parecchio positiva in Serie A2 Elite con la maglia del Lecco Calcio A5. Con i blu celesti ha alzato al cielo la Coppa Divisione 2024 ed ottenuto il riconoscimento quale MVP della competizione. Al Museo Diocesano di Mazara, weekend d'arte per Museo Sotto le Stelle. Ascoltiamo. Weekend d'arte da venerdì 2 agosto a domenica 4 agosto al Museo Diocesano di Mazara del Vallo per l'iniziativa Museo Sotto le Stelle. 3 giorni di iniziative che si terranno nell'atrio del Museo Diocesano, che per l'occasione rimarrà aperto per le visite serali. Si inizia venerdì 2 agosto ore 21:30 con Francesca Paola Massara, direttrice del museo, e Gaetano Alagna, che parleranno del restauro della statua di San Bartolomeo. Il restauro ha cercato di consolidare alcune parti lese e conservare e fare riemergere ciò che restava della elegante decorazione dorata. Datata al secolo XVI, è espressione monumentale di una devozione fortemente legata al territorio. Alla presentazione sarà presente il vescovo. Sabato 3 agosto alle 21:30 relazioneranno Alessandro Abrignani, nuove scoperte archeologiche nella diocesi di Mazara e i rapporti con l'Africa romana, e Mario Tumbiolo, l'ipogeo di San Bartolomeo a Mazara. Domenica 4 agosto alle 21:30 presentazione del volume di Rosaria Basile Notturni incantati, osservazioni poetiche del mondo. Converserà con l'autrice Vincenzo Corseri. Dal 30 luglio al 5 agosto il museo sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 12:30 e dalle 16 alle 18.
la cattedrale segreta. Mazara del Vallo, le visite guidate d'estate. Visitare angoli della cattedrale dove normalmente è impossibile andare, poi di sera salire sulla terrazza che si affaccia in Piazza della Repubblica e sul campanile. Anche quest'anno torna la Cattedrale Segreta, l'iniziativa che apre le porte della Cattedrale Santissimo Salvatore ai visitatori. Alcune sere di luglio e agosto. La prima data in calendario è stata il 18 luglio, ma si continuerà giovedì 25 luglio, giovedì 8 e giovedì 22 agosto. Quattro sono i turni alle ore 21, 21:30, 22 e 22:30. La visita dura 40 minuti circa ed è guidata dal docente Danilo Di Maria con la collaborazione di alcuni studenti del liceo Adria Ballatore. Si inizia da dietro l'altare centrale per poi attraversare il corridoio dietro la Trasfigurazione e arrivare in una stanza dove poter ammirare i resti del muro normanno della cattedrale e alcune straordinarie opere di arte religiosa. Si passa dalla sala capitolare per poi raggiungere il terrazzo della cattedrale che si affaccia su Piazza della Repubblica. A piccoli gruppi si potrà salire sul campanile. I gruppi ammessi sono di massimo 20 persone a turno. Per partecipare sarà richiesto un piccolo contributo che servirà per il restauro della tela del Velasco che raffigura i santi Vito, Modesto e Crescenzia. Ed era questa l'ultima notizia. Io come sempre vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo che potete continuare a farlo sul nostro sito web e sulla nostra pagina Facebook e vi do appuntamento alla prossima edizione. Buona continuazione di giornata.